Recuperato altro corpo del naufragio di Steccato di Cutro, salgono a 93 le vittime. Pensionato 81enne muore finendo nel torrente in piena a Corigliano Rossano nel Cosentino. Assegnato a Nicola Gratteri il premio V-Book Comunicare la Legalità 2023. A Verona il Vinitaly, la fiera internazionale dedicata al mondo del vino. Salve e ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. Lo dicevamo anche nei titoli, si aggrava ancora il bilancio delle vittime del naufragio avvenuto a Steccato di Cutro il 26 febbraio scorso. A 40 giorni dal disastro è stato recuperato un altro corpo a largo della costa. Malgrado il cadavere fosse in avanzato stato di decomposizione, i soccorritori presumono che si tratti di un uomo giovane dall'apparente età di 20-25 anni. Il cadavere è stato avvistato a circa 60 miglia dalla costa italiana da un'unità militare degli Stati Uniti in navigazione nello Ionio. Una motovedetta della Guardia Costiera di Crotone si è portata sul posto per recuperare il corpo. Sale così a 93 il bilancio delle vittime del disastro. Un pensionato di 81 anni, Ottavio Vallone Aranci, è stato ritrovato morto nell'alveo del torrente Colagnati a Corigliano Rossano, in piena per l'incessante pioggia che ha colpito tutto il territorio ionico. I familiari che abitano nella zona rurale nei pressi del torrente hanno lanciato l'allarme quando non hanno visto rientrare l'uomo uscito a bordo del suo fuoristrada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rintracciato l'auto precipitata nel torrente senza trovare nessuno a bordo. Il corpo è stato ritrovato successivamente poco distante dall'auto. Sono intervenuti anche i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e sul posto in mattinata si è recato anche il sindaco Flavio Stasi. La sanità italiana è in crisi, la pandemia da Covid è stato certamente un autentico sconquasso economico e organizzativo, ma è anche servito a farci comprendere quanto sia urgente un ripensamento dell'intero sistema. Graziano Tomarchio a Milano ha sentito Vittorio Agnoletto, medico e professore universitario di globalizzazione e politiche della salute. Ascoltiamo. Siamo a Milano, spesse volte noi siamo calabresi, si dice si va a Milano al nord a curarsi, ecco, che c'è una sanità che funzioni, mentre in realtà neanche al nord funziona la sanità. È così? È così, è esattamente così. Bisogna distinguere. Qua in Lombardia noi abbiamo delle punte d'eccellenza nella sanità. Se uno ha un tumore e ha bisogno di una terapia sperimentale, qua in Lombardia quella terapia sperimentale c'è. Se ha bisogno di interventi di alta tecnologia sanitaria, quelli in Lombardia ci sono. Quello che non funziona è la sanità di tutti i giorni. Quindi parliamo di pronto soccorso. Pronto soccorso è un disastro, ci sono attese di ore e ore, c'è anche chi rischia di aspettare 10, 12 ore. Non parliamo delle liste d'attesa. Per esempio, per una prostatectomia si devono aspettare 50 mesi, cioè più di 4 anni. Per una colecistectomia si devono aspettare 1300 giorni e le persone non riescono più a curarsi e sono quindi obbligate, quelle che hanno i soldi, ad andare nella sanità privata e quindi a pagare le visite e gli interventi. E tanta gente non si cura perché non ha i soldi per potersi curare privatamente e deve aspettare. E in medicina aspettare significa anche che c'è il rischio che la malattia evolva, e lo dico come medico. Quindi un cancro che c'è in tutta l'Italia, ecco, possiamo dire, dalla punta dello stivale fino ad arrivare al nord. Sì, quello che però differenzia la Lombardia da altre regioni è che qui noi fino a 25-30 anni fa avevamo una sanità che funzionava. Hanno voluto distruggerla appositamente per permettere ai privati di fare profitto, di fare business. E questo si è visto quando è arrivata la pandemia. Do un dato di cui non parla nessuno. Se la Lombardia
fosse una nazione indipendente, come a suo tempo voleva Bossi 30 anni fa, beh, pensate, la Lombardia sarebbe al sesto posto tra tutte le nazioni del mondo come numero di morti ogni 100.000 abitanti. Noi abbiamo superato i 450 decessi da Covid, sto parlando di Covid, ogni 100.000 abitanti. Un primato praticamente mondiale, al sesto posto nel mondo. Cosa vuol dire? Che il servizio sanitario, quello rivolto a tutti i cittadini, non funziona. Qua hanno investito solo e unicamente sulla sanità privata. E il privato, quando entra in sanità, che cosa fa? Il privato. Eh sì, ma il business dove lo fa? Non lo fa mica quando si occupa degli anziani, non lo fa sui pronto soccorsi, non lo fa sui dipartimenti d'emergenza. Investe solo in quei settori dove può trarre grande profitto. Ecco, noi cosa, il lancio che mandiamo ai calabresi che ci stanno guardando attraverso questa emittente, ecco, cosa è il lancio, cosa diciamo ai calabresi? Spesse volte fanno i viaggi della speranza, ecco, per... che siamo tutti nella stessa barca. Bisogna mettere in piedi un movimento nazionale in grado di cambiare le cose. Noi dobbiamo dire che devono arrivare molti più soldi alla sanità, che devono andare molti più soldi alla prevenzione, e che il privato che si accredita col pubblico deve rispettare delle regole, deve pagare i lavoratori quello che è giusto, e soprattutto i tempi di attesa per il privato accreditato, cioè che lavora col Servizio Sanitario Nazionale, devono essere gli stessi per chi arriva col servizio pubblico e chi arriva privatamente. Questi sono alcuni punti fondamentali, e dobbiamo dire no ai medici a gettone, perché questo è un fenomeno gravissimo che fa scendere anche la qualità della nostra sanità. Ecco, in Calabria il presidente della regione Calabria, Occhiuto, porta i medici cubani con i suoi colleghi. Cosa ne pensa di questo? È stata una scelta buona? Calabresi, siete fortunati. I medici cubani sono bravissimi. Noi li abbiamo visti qua all'opera durante la pandemia, in Lombardia e in Piemonte. Hanno fatto un lavoro incredibile. Pensate che la sanità cubana ha ricevuto diversi premi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio per la capacità di gestire la medicina sul territorio e anche per la capacità di gestire le terapie e i farmaci con costi 10 volte inferiore ai nostri. Hanno una competenza incredibile e lavorano ormai in tutto il mondo. Non fatevi scappare. Nascondeva droga in un canile, questa è la scoperta dei militari della stazione Carabinieri di San Fili nel Cosentino, che a San Vincenzo la Costa ha portato all'arresto di una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma sono intervenuti nel canile di proprietà dell'indagato, un 37enne residente a San Vincenzo la Costa, sospettando fosse un luogo di smercio di sostanze stupefacenti. Come base per nascondere la droga e confezionare le dosi si serviva degli spazi del canile, dove durante la perquisizione sono stati trovati 131,40 grammi di cocaina, 97,90 grammi di hashish, oltre all'occorrente per il confezionamento delle dosi, tutto posto sotto sequestro. L'arrestato è stato tradotto nella casa circondariale di Cosenza. Cambiamo argomento, grande successo di pubblico per la conclusione di V-Book Legalità 2023, durante il quale è stato conferito al procuratore Nicola Gratteri la prima edizione del premio Comunicare la Legalità. V-Book è sinonimo di successo. V-Book rappresenta quella Vibo Valencia che ha scelto la cultura quale veicolo di crescita sociale del territorio. Semmai ci fossero stati dubbi, la conferma si è avuta con la kermesse dedicata alla legalità che ha visto protagonisti due magistrati, Anna Maria Frustaci e Nicola Gratteri, che con il loro impegno editoriale hanno instaurato un dialogo con l'opinione pubblica, dimostrando di saper essere validi comunicatori. Questo spiega perché all'inevitabile rapporto con il libro, che è l'elemento distintivo di V-Book, gli organizzatori hanno deciso di affiancare un premio non a caso denominato Comunicare la Legalità.
Ed allora, per quanto la serata al 501 Hotel di Vibo Valentia si sia incentrata sull'ultimo sforzo editoriale di Nicola Gratteri, che di questo ha dialogato con un avvocato, Domenico Sonace, ed un magistrato, il procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, il momento culminante è stato la consegna del premio Comunicare la Legalità, perché, si è detto, per diffondere la cultura della legalità, della trasparenza, della giustizia, è necessario saper comunicare, comunicare con efficacia. Il premio al procuratore Gratteri è stato un basso rilievo realizzato per l'occasione dall'artista vibonese Antonio Lagamba, che ha pensato di raffigurare la Calabria sormontata al centro da un arcobaleno, simbolo di rinascita, il cui punto di origine viene indicato esattamente in Vibo Valentia. Anche stasera abbiamo avuto la conferma che parlare non è mai tempo perso, che c'era la sala piena di gente attentissima, e questo è di conforto per noi e vuol dire che siamo credibili, le forze dell'ordine, la magistratura, e in questo territorio vuol dire che hanno sentito che siamo stati in grado anche di dare delle risposte alla loro sete e fame di giustizia. Da questo punto di vista le indagini fondamentali hanno aperto uno squarcio, ma non può dirsi ancora finito? No, assolutamente no, il lavoro delle procure continua come sempre e continuerà, e quindi la gente non si deve sentire assolutamente abbandonata, le nostre porte sono sempre aperte, riceviamo tutti, venite a parlare con fiducia, vi daremo risposte. Il lavoro della magistratura si deve confrontare anche con le iniziative legislative? Sì, purtroppo da un paio di anni che per quanto riguarda le riforme normative siamo un po' messi male, non ho visto delle riforme utili né per velocizzare i processi né per dare maggiore sicurezza alla gente né dare risposte di giustizia, e quindi io mi auguro che ci sia un'inversione di tendenza, ma gli ultimi 2 anni sono stati abbastanza bui. Conferenza stampa a Crotone, dove sono state illustrate dall'assessore Bossi l'aggiudicazione dei lavori da realizzare con i fondi del PNRR, il campo di Tufolo e la cittadella indoor, per un totale di 2,5 milioni di euro. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il comune di Crotone sono state illustrate dall'assessore Luca Bossi l'aggiudicazione dei lavori di 2 misure che riguardano il segmento sport ed inclusione, ovvero il campo di Tufolo e la cittadella indoor, per un totale di 2,5 milioni di euro grazie ai fondi PNRR. Ma è lo stesso assessore che ce ne parla. Sì, la misura sport e inclusione, due interventi, erano due cluster, cluster 1 e cluster 2, una afferente alla realizzazione di nuovi impianti, l'altra alla riqualificazione di impianti esistenti. Il Comune si è aggiudicato i finanziamenti per entrambe le linee. 1 milione di euro per la riqualificazione dello storico campo di Tufolo, abbandonato da più di 10 anni ormai, e la realizzazione di una nuova struttura, una palestra indoor, una cittadella dello sport indoor per le discipline della ginnastica e Filcams, che attualmente non hanno una struttura dove esercitare, dove praticare la propria disciplina. Che cosa è accaduto? Che in tempi veramente strettissimi, dalla firma della convenzione che è stata firmata con il Ministero agli inizi di ottobre 2022, in 6 mesi, grazie al lavoro di tutto l'ente, siamo riusciti ad andare ad aggiudicazione dei lavori. Significa che a breve partirà già l'esecuzione delle opere, quindi una milestone, un obiettivo raggiunto, imposto dal Ministero, che era il 31 marzo del 2023, motivo di orgoglio. Perché se ragioniamo nei termini canonici, nei tempi canonici di realizzazione delle opere, che sono una media di 4 anni più o meno per andare ad esecuzione dei lavori, diciamo, farlo in 6 mesi è quasi un'impresa. Partiremo subito con il campo di Tufolo, da qui a quando ci sarà la consegna dei lavori, e dall'allestimento del cantiere 6 mesi per la realizzazione dell'intervento. Quindi un nuovo campo in erba sintetica, campo 11 in erba sintetica, e una struttura outdoor per la pratica delle discipline della palestra, della basket e della pallavolo, mentre per quello della ginnastica è stato un appalto integrato, quindi verrà completato nei prossimi 2-3 mesi il progetto esecutivo, e poi si partirà anche in quel caso con la realizzazione dell'intervento, che richiederà 9 mesi. A Rocella Ionica, nel Regino, organizzata dal Comune il secondo incontro su uguaglianza e diritto al lavoro negli articoli 3 e 4 della Costituzione italiana.
Organizzato dal Comune di Roccella Ionica, si è svolto al Convento dei Minimi il secondo incontro sull'uguaglianza e il diritto al lavoro negli articoli 3 e 4 della Costituzione e prospettive per la partecipazione dei dipendenti alla gestione delle aziende. Sono intervenuti l'avvocato Angelo Rossi, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, il professor Antonio Viscomi dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, il dottor Gerardo Minianni, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, e Luigi Sbarra, segretario generale della CISL. Temi estremamente interessanti, estremamente caldi, che richiedono una riflessione approfondita anche nella nostra regione. Non possiamo sempre soltanto pensare alle patologie del lavoro, alla precarietà e così via, dobbiamo pensare a costruire occasioni di lavoro, e il lavoro si costruisce con le imprese. Abbiamo bisogno di imprese innovative capaci di costruire lavoro. Ecco, io di questo stasera credo sia il caso di parlare. Noi siamo fortemente impegnati a valorizzare questi richiami della nostra Carta Costituzionale, soprattutto in questo tempo. Noi il 1° maggio abbiamo deciso unitariamente di celebrare le ricorrenze a Potenza, proprio dedicandolo ai 75 anni della nostra Carta Costituzionale, per fare del lavoro la vera grande priorità di questo Paese. Occorre rilanciare sotto il profilo qualitativo, quantitativo, il lavoro, fare grandi investimenti sulle politiche attive, sulla formazione, e poi fare un assicurare un grande impegno sul rilancio degli investimenti pubblici e privati. Il lavoro non arriva per decreto, ma riparte se facciamo grandi investimenti sulle infrastrutture, sulla politica industriale, sbloccando e stabilizzando le assunzioni nella sanità, nella scuola, negli enti locali. Bisogna fare un grande intervento sulla rigenerazione amministrativa. La piattaforma della pubblica amministrazione è decisiva per la buona attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi dobbiamo cogliere i vantaggi di questa straordinaria opportunità per stare dentro e accompagnare il Paese durante la fase di transizione digitale, ecologica, ambientale, industriale. È una grande opportunità. Noi chiediamo al Governo più collaborazione con le parti sociali, nel rapporto con le regioni e il sistema delle autonomie locali. Una massa importante di queste risorse deve essere messa a terra proprio a livello locale e territoriale. I primi di aprile si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. E Vibo Valentia non è stata da meno, grazie alla sezione provinciale della FIDAPA. Nel 2007 le Nazioni Unite hanno eletto il 2 aprile come giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, un'occasione per parlare di questo delicato disturbo neuropsichiatrico e per non dimenticarsi delle famiglie e delle persone che ogni anno hanno a che fare con l'autismo. Anche a Vibo Valentia si è voluto parlare di autismo ed in particolare lo ha fatto la sezione provinciale della FIDAPA, che ha organizzato un incontro presso il CSV dal titolo Convivere con l'autismo, informazione scientifica, dinamiche familiari e reti di solidarietà. Al termine della manifestazione è anche stato consegnato il premio Donna FIDAPA 2023 Coraggio, Amore e Solidarietà alla presidente dell'Associazione Nazionale Genitori Persone con l'Autismo, Maria Vincenza Naso. L'autismo non è una malattia, l'autismo è una condizione per cui abbiamo a che fare con una persona che in qualche modo funziona in una maniera diversa, ma è una persona come tutte le altre, come può essere una persona che ha una caratteristica che può essere un colore dei capelli, degli occhi, eccetera. L'autismo, essendo una condizione, deve essere, diciamo, approcciata in un certo modo, perché la persona con autismo è una persona molto sensibile all'ambiente che lo circonda, è una persona che può essere anche disturbata dall'ambiente che lo circonda, perché loro sono molto, i loro sensi sono molto sensibili, per cui hanno bisogno comunque di avere anche a fianco delle persone che li comprendano, perché le persone con autismo risentono molto delle emozioni e comprendono anche la persona che hanno vicino se è disposta a creare questo rapporto con loro. La persona con autismo per questo si dice che è una persona speciale, perché ha
anche un sesto senso, ha una capacità particolare di vedere il mondo e chi li circonda. Lei porta avanti un lavoro estremamente importante di sensibilizzazione. Assolutamente, è un lavoro importante perché è un lavoro che riguarda anche le istituzioni, perché l'istituzione diciamo che è intanto complicato comunicare con le istituzioni, perché molto spesso ancora le istituzioni non sono pronte ad accogliere le associazioni che rappresentano le persone con autismo. C'è una cultura che dobbiamo creare piano piano. Alla fine il nostro compito è proprio quello di sensibilizzare le istituzioni, facendoci conoscere con garbo e anche educazione, perché alla fine io ho compreso in questi anni di questo percorso come rappresentante dell'ANCSA che anche i diritti vanno chiesti con educazione e rispetto, perché non possiamo pensare che chi ce li deve offrire deve essere preparato e pronto culturalmente anche all'autismo come anche alle altre disabilità. È un lavoro di grande pazienza, di coraggio e di come dire, c'è bisogno anche un po' adesso non mi viene un termine specifico, ma si deve creare un rapporto di fiducia che si crea pian piano, non tanto con le parole ma con le azioni. Ecco perché le associazioni che lavoriamo sul territorio, se poi piano piano con quello che creiamo diventiamo credibili, questa è la cosa importante, più delle parole. Si è svolta a Crotone la Via Crucis per la pace nel mondo e per le vittime delle migrazioni. La croce ricavata dai resti del caicco sfasciato dal mare in burrasca sulla spiaggia di Steccato di Cutro è stata portata in spalla da Portantini. Ma questa sera chi ci ha appeso su questa croce? Su questa croce certamente ci ha appeso Gesù che soffre con i sofferenti, Gesù che si identifica con l'immigrato, che si identifica con chi in questo momento soffre a causa della guerra, a causa della povertà, a causa delle tante tribolazioni, conflitti che ci sono nel mondo. Infatti abbiamo voluto organizzare questa Via Crucis proprio per pregare per la pace nel mondo, per le vittime delle migrazioni e per pregare anche per chi in tutto il mondo in questo momento sta soffrendo per vari motivi. Nella croce di Cristo noi contempliamo tutto il dolore del mondo, che però è stato redento, è stato salvato, è stato assunto dall'amore di Dio. L'ultima parola non è il dolore, l'ultima parola è Cristo risorto che ha vinto la morte proprio perché è il risorto ed è vivo, è il consolatore nel dolore, è colui che è con noi nella prova e nella tentazione. E noi siamo qui anche per questo, perché il cristiano deve essere in prima linea nella via della solidarietà, nella via del soccorso, nella via della condivisione. E credo che un'opera importante che possa fare il cristiano in tragedie come quella che è accaduta al largo di Steccato di Cutro, appunto, è pregare e implorare la divina misericordia, però anche farsi cireneo, farsi prossimo di chi in questo momento ha bisogno di una mano. Dal 2 al 5 aprile si sta svolgendo a Verona il Vinitaly, la fiera del vino e dei distillati rivolta agli operatori del business sui mercati internazionali. Graziano Tomarchio ha incontrato nel padiglione dedicato alle aziende calabresi il titolare della Senatore Vini, una famiglia che da 4 generazioni si dedica alla produzione di vini biologici di qualità. In Italia nel 2023 non poteva mancare l'azienda leader nel settore vinicolo, l'azienda Senatore Vini. Ecco, una grande vetrina per la Calabria. Io penso che possiamo partecipare insieme a tante altre persone che sono sicuramente vetrine. La Calabria qui quest'anno in modo particolare è molto presente e si lavora tantissimo. Tuto e Gallo lavorano all'unisono, stanno rendendo sempre più importante il lavoro del nostro calabrese. Ed è una,
una cosa che ci porta orgoglio anche in tanti altri settori, perché sa, il settore del vino è anche un settore trainante per quello che può essere il settore del turismo, della dieta mediterranea, dell'enogastronomia. Siamo una cosa che va, che dicevo anche in altre circostanze, perché conta per noi calabresi essere seri, essere affidabili, essere gente propositiva, perché la Calabria ha, soprattutto nei prossimi anni, un grandissimo sviluppo economico anche, quindi bisogna perseguire questa con grande intensità e con grande amore, ma con onestà, questa strada. Ed è una strada vincente anche e soprattutto per i nostri figli. Anche perché oggi vediamo 120 aziende circa calabresi che sono presenti qui in questa fiera. Sì, ma io penso che, come dire, la cosa importante non è il numero. Io non faccio mai una questione di numeri. Può essere anche meno aziende o più aziende. L'importante è che le aziende che vengono qui siano aziende serie, che non fanno pastocchie, che non si lasciano trascinare da falsi miti, anche perché il mondo del vino non è un mondo del business, non è il mondo della ricchezza, è un mondo di amore, un mondo di passione, un mondo di... Allora bisogna fare vini sani, vini buoni, vini che possono essere delle eccellenze vere nel mondo, e allora sì che possiamo alzare anche poi il business. Se invece si pensa al business senza pensare alla qualità, senza pensare a quelle che può essere business, non ne fai. Bisogna fare qualità, saper scegliere, essere onesti, essere seri, e poi arriva anche il business. È il contrario, bisogna fare un percorso alla rovescia. Non business per business, ma qualità per business. Martedì 4 aprile si terrà la commemorazione della morte di Cristo, celebrata annualmente dalle congregazioni dei Testimoni di Geova in tutto il mondo. Anche in Calabria i 9.400 testimoni di Geova con la commemorazione ricordano il valore del sacrificio di Gesù Cristo. È il modo migliore per guardare al futuro con speranza, soprattutto in un periodo drammatico come questo. Le sfide che dobbiamo affrontare possono sembrare schiaccianti, ma la Bibbia ci offre una potente speranza. Può aiutarci ad affrontare il futuro con fiducia, lo ha dichiarato Andrea Cagliò, portavoce dei Testimoni di Geova in Calabria. E ora concludiamo con una notizia di sport. Nuova vittoria per la Vibonese che batte la Cireale per 2-0. La Vibonese di Modica rifiorisce in primavera. A Luigi Razza inanella la terza vittoria consecutiva, rivede i play-off ed aggancia indicata al quarto posto in classifica dopo aver regolato con un secco 2-0 una Cireale venuta in Calabria alla disperata ricerca di punti salvezza. Dopo i giorni bui del freddo inverno, la squadra rosso-blu sembra aver ritrovato ritmo e schemi e gioca un calcio spumeggiante che coinvolge il pubblico presente, purtroppo ancora troppo scarso. Partenza a razzo della Vibonese che sceglie la fascia destra quale luogo prediletto, approfittando di uno Zimanowski in grande forma. Dopo una prima bella occasione di tazza, al secondo tentativo è gol. Zimanowski è padrone assoluto della fascia, entra in aria, tenta un cross fermato da un difensore con un braccio e rigore, che lo stesso Zimanowski trasforma. Sono passati appena 5 minuti e la Vibonese è in vantaggio. La gara è viva e palpitante perché la Cireale si dimostra squadra ben attrezzata a dispetto della posizione in classifica. La Vibonese controlla fino al riposo, ma al ritorno in campo sembra sbandare sulla pressione avversaria. Rendi si erge protagonista e sventa con prodezza e due occasioni siciliane, poi torna all'equilibrio fino all'arrembaggio finale quando la Cireale si riversa nell'area rossoblu alla ricerca del pareggio. Modica capisce che è il momento di dare una sterzata per favorire le possibili ripartenze veloci, inserisce una punta pura come Samachè e la Vibonese trova la necessaria profondità per colpire i siciliani. Pecca di egoismo Samachè in almeno due occasioni, ma poi è lui a dare a balla la palla del raddoppio che chiude sulla soglia del 90°. La partita. Finale teso, ben controllato da un arbitro, Anna Frazza di Schio, che ha controllato la gara con una personalità trovandosi sempre nel cuore delle azioni. Al triplice fischio e festa sulla tribuna del Luigi Razza, la Vibonese c'è, come un fiore bello e delicato e rifiorito in primavera. Termina qui il nostro telegiornale e grazie per averci seguito. Ora spazio alle notizie dall'Italia e dal mondo.
Per l'attentato di domenica in un caffè di San Pietroburgo, dove è rimasto ucciso il giornalista e blogger Vladan Tatarsky, i servizi di sicurezza russi hanno fermato la 26enne Daria Trepova, che ha confessato di aver consegnato al blogger la statuetta contenente l'esplosivo. Ma il marito della donna ipotizza che sia stata incastrata, non avrebbe mai ucciso qualcuno. L'esplosione, oltre alla morte di Tatarsky, ha causato il ferimento di 32 persone. Intanto, secondo il Comitato Nazionale Antiterrorismo russo, l'attentato è stato pianificato dai servizi segreti ucraini, ma Kiev, da parte sua, nega qualsiasi coinvolgimento. Domani la Finlandia entrerà nella NATO diventando il 31esimo alleato, lo ha annunciato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg. È una settimana storica, domani daremo il benvenuto alla Finlandia, ha detto Stoltenberg. Alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la sicurezza di tutti. Non sono preoccupata dai ritardi sul PNRR, stiamo lavorando molto, non mi convince la ricostruzione allarmista. Giorgia Meloni a Verona, dove ha visitato il Vinitaly, parlando del PNRR, ha sottolineato che sicuramente c'è un gran lavoro da fare, ma non prende in considerazione l'ipotesi di perdere le risorse. La Presidente del Consiglio, poi parlando ad un gruppo di studenti dell'Istituto Agrario, ha anche annunciato che il Governo sta lavorando all'istituzione di un liceo del Made in Italy e ha ricordato quanto il settore del vino sia importante per il nostro paese. L'Italia è primo produttore al mondo, il comparto vale 30 miliardi e conta 870.000 addetti. Chiusi i seggi in Friuli Venezia Giulia, dove il presidente uscente Massimiliano Fedriga viene rieletto con oltre il 60% dei consensi, battendo il candidato del centrosinistra e principale antagonista Massimo Moretuzzo. Staccati gli altri due candidati, Alessandro Maran del Terzo Polo e Giorgia Tripoli di Insieme Liberi. Per l'evasione dalla carcere di Badue Carros del 39enne boss della mafia garganica Marco Raduano, la polizia ha arrestato due persone. Si tratta della moglie di un detenuto e di un agente carcerario che potrebbero aver avuto un ruolo nella fuga dal braccio di alta sicurezza del boss pugliese. Raduano il 25 febbraio si è calato dal muro di cinta del penitenziario con delle lenzuola annodate e ha fatto perdere le proprie tracce. Con un referendum i parigini hanno detto basta ai monopattini a noleggio, quelli che chiunque senza controllo, senza possibilità di multe né di essere tracciato può affittare per pochi spiccioli, circolando poi sulle strade, sui marciapiede, con semafori rossi e parcheggiando ovunque. Da settembre, prima capitale in Europa, Parigi metterà dunque al bando i monopattini che hanno conquistato le strade della capitale francese, ma la mancanza di regole ha finito per esasperare i parigini.